No, non è un miracolo. Il Teramo è realmente in Serie B. Dopo 102 anni di storia vissuta non sempre ma per qualche tempo ai limiti della seconda categoria nazionale, i colori biancorossi ne faranno la conoscenza nel prossimo mese di agosto. Una vittoria meritata, frutto non del caso, ma di scelte e competenze che nel calcio di oggi, dove i chiacchieroni sono all'ordine del giorno, sono sempre più merce rara. Luciano Campitelli ed Ercole Cimini non sono più i due di Canzano che qualcuno vedeva quasi con disprezzo. Adesso sono due eroi per tutta la città che ieri sera li ha ringraziati come doveva essere fatto. In questo Teramo a volte sa essere insuperabile. Sapete da dove nascono i successi di questa squadra? Dal lavoro, da quel lavoro che ha portato due cugini della provincia a sudare, rimboccarsi le maniche e costruire un piccolo impero industriale e una grande società di calcio. Da quel lavoro che ieri ha impedito a Ercole Cimini di essere a Teramo per raccogliere i frutti di un successo voluto e meritato, perché doveva andare a Milano per una fiera. Già, perché questa è gente che non ha bisogno di carri sempre più affollati per fare quello che deve fare. I due cugini di Canzano hanno vinto in 7 anni 5 campionati, sono arrivati una volta secondi e un'altra hanno perso una finale playoff. Nessuno in 102 anni ha saputo fare di meglio e soprattutto nessuno si aspettava che riuscissero a fare tutto questo in così pochi anni, a portare il Teramo in Serie B. Il ricordo di chi è testimone dell'avventura di Campitelli e Cimini al momento della festa grandiosa di sabato notte è andato ad una sera di aprile del 2009. Pioveva. In una pizzeria che si trova poco prima di Castelnuovo Romano, una squadra stava festeggiando la vittoria del campionato di promozione conquistata nel pomeriggio. Una pizza e una birra per giocatori, tecnici, i dirigenti più stretti e un giornalista. In quella serata Campitelli confessò che quella sarebbe stata la prima di una lunga serie di vittorie. «Non finisce qui», ripeteva, come la scritta sulle magliette che aveva fatto fare. «È stato di parola». Visto che sognare non costa nulla, manca solo una promozione adesso per conquistarle tutte. E lui lì confessò di voler arrivare. Ma questi sono sogni e racconti di una notte di aprile del 2009. Erano in pochi su quel carro, che era un carro povero. Adesso sono tutti pazzi per il Teramo.